a tutti i telespettatori di Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa, dove andremo a leggere le, eh, i quotidiani che oggi troveremo nelle edicole. E perciò vogliamo subito dare inizio con la lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Perciò vogliamo iniziare subito con la prima pagina del quotidiano Il Centro eh, di Pescara. Titolo di apertura, proiettile per Paolucci e D'Alfonso, lettera di minacce inviata alla Prefettura di Chieti, nel mirino anche Pepe e Pupillo. Nel taglio medio, nella foto anche qui di apertura, con un titolo di notizia, Veratti positivo all'alcotest e fermato dalla polizia, disavventura a Parigi per l'asso del Paris Saint Germain. Nell'articolo di Spalla, di, eh, di Sinistra, del quotidiano, donna di Pescara muore a 77 anni nello schianto contro il palo. Non ce l'ha fatta, la rimane ferita nell'incidente avvenuto giovedì pomeriggio a Miglianico, è morta la scorsa notte all'ospedale di Chieti. <coughs> Vediamo sempre ancora Pescara. Multe ZTL, zona traffico limitato, via i ricorsi contro i varchi attivi. Loreto Prutino, la denuncia: profughi al lavoro nei campi. Nel taglio basso, affare di droga dietro il delitto Neri. Il 28enne avrebbe fatto da garante nella compravendita dello stupefacente. Poi vogliamo vedere anche nel taglio alto. Giorgetti a Di Maio, reddito di cittadinanza non attuabile, questo è lo scontro sulla manovra, la campagna anti-influenzale, vaccinazione, tempo scaduto, la regione sprona le ASL e nel taglio eh, medio, vediamo nel, nell'articolo di spalla di destra, porto turistico due giorni dedicati al benessere degli animali. Vogliamo passare adesso alla prima pagina del quotidiano Sempre il Centro, questa volta della provincia di Chiedi ma anche della zona di Lanciano e Vasto. Proiettile per Paolucci e Pupillo. Chiedi in prefettura recapitata lettera di minacce anche per D'Alfonso, Flacco e Orsatti. Vediamo nel centro pagina la foto di apertura. Del quotidiano Il Centro, si parla del teatro Maruccino, teatro sul sipario, vediamo, platea gremita all'attesa dell'apertura, nell'articolo di Spalla. Auto, eh, con l'auto Asle nel suo potere, pena di un anno, un tecnico della prevenzione dell'azienda sanitaria Teatina è stato condannato a un anno di reclusione per peculato d'uso. Vasto, prime multe ai titolari di case in abbandono. Blitz della Polizia Municipale ieri mattina per verificare l'ordinanza emessa del Sindaco. Sempre nell'articolo di spalla di destra. Veratti fermato dalla polizia positivo all'alcotest. Nel taglio basso, a miglianico muore sei ore dopo lo schianto in auto. Non ce l'ha fatta la donna ferita a Cerreto proteste per la strada a pezzi. Ortone, ciclo pedonale già chiusa per un cantiere. Vogliamo adesso. Leggere la prima pagina del quotidiano Il Sempre il Centro, questa volta della provincia di Teramo. Proiettile ai politici, c'è anche Pepe. plico anonimo alla Prefettura di Chiedi, nel mirino l'ex governatore D'Alfonso e Paolucci. Nella foto di apertura del quotidiano Il Centro, messa e corona dall'oro in onore dei caduti in guerra. Celebrazione al cimitero di Cartecchio. Nell'articolo di Spalla di Destra, Teramo, riapre a Natale la chiesa dell'Annunziata. Dopo le provinciali, Minosse, il PD deve cacciare chi ha tradito. Nel taglio basso, vediamo a Roseto, il fango invade la nuova pista ciclabile. Accusati di abusi su Bimba, Prosciolti, padre denunciato dalla compagna, era finito sotto inchiesta con due amici. Quotidiano il centro, questa volta della provincia dell'Aquila e anche delle zone di Avezzano e Sulmona. Articolo di apertura Piano Case, crolla il terzo balcone, infatti lo vediamo qui anche nella foto di apertura. L'Aquila, nessun ferito, l'edificio acceso di pretura era stato sgomberato da tempo. L'aquila, ecco la delibera che cancella Tiburtina. Delocalizzazione. La parola chiave dice a favore della Nagnina. Sta scritta al punto 1 della delibera della Giunta Capitolina. Pronti 16 milioni strade, il piano dei lavori in provincia ci spostiamo nella parte del taglio basso del quotidiano e a Sulmona. Danneggia statua di Ovidio e si dilegua. Un proiettile a politici e manager Asla, chiedi lettera anonima in prefettura, minacce per l'assessore Paolucci e D'Alfonso. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggero, però, della, provincia, della regione Abruzzo. Titolo di apertura: Ricostruzione dimenticata, attacco bipartisan di partiti. PD e Fratelli d'Italia. Il caso L'Aquila è uscito dall'agenda del governo. Vogliamo che Palazzo Chigi ci convochi, altrimenti si andrà a forme di protesta. A Pescara, auto contro Palo della Luce, muore una donna. Nel taglio alto, regionali centrodestra, pagano devono darci altri nomi. E vediamo nel taglio medio, anche con la foto di. Di apertura bus allarme portoghesi, controllori viaggi da incubo. Vediamo che gli autobus delle linee urbane di Pescara come il far West. A farne le spese, i controllori Tua spesso aggrediti. Ville. In azione un'altra banda, il nuovo assalto nel terramano. Il furto mentre i proprietari dormono, forse siamo stati narcotizzati. Nel taglio basso nel box. In basso a sinistra, gran sasso il dorsier che accusa. L'aquila, sciacalli ripuliscono i map. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano La Città della provincia di Teramo. Titolo di apertura: esposto sui lavori ai piloni di isola. Le recinzioni lunghi viadotti di strada dei parchi bloccherebbero l'accesso agli usi civici. Poi, Gran Sasso, contestati i lavori di messa in sicurezza dell'acqua, 86 milioni sprecati. A Pineto, controlli a tappeto sui pali, sindaco in allarme dopo il caso della vicina Roseto. Nell'articolo di spalla, vediamo Piazza della Chiesa: Giuliano Valido non vuole la nuova antenna. Nel taglio basso, nel box basso. Calcio, Lega Pro, Teramo Calcio in trasferta a Fermo alla ricerca della quinta cinquina. Vogliamo adesso spostarci ai quotidiani nazionali, le prime pagine. Corriere della Sera. Di Maio avverte la Lega: reddito di cittadinanza, polemiche tra alleati, le banche superano lo stress test. Fatti, la politica intervista con il vice premier. Se c'è qui chi dubbi del nostro, del nostro operato, è un rischio per tutti. Vogliamo vedere altri articoli, leggerli: anzi, la Lega vola al 34%, stabile la maggioranza. Nel, nella foto del centro pagina, la storia dell'Azzurra, Franchi, prepara il ritorno in pista: non mi sono arresa. Elena e il cancro e le cure. Ora voglio solo sciare. Nell'articolo di spalla di destra, sanzioni all'Iran nella stretta USA esclude l'Italia. La linea dura deroga solo per otto paesi. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano La Repubblica. Articolo di apertura anche qui. Reddito, la frenata della Lega di Maio. Così il governo rischia. Il leader Movimento 5 Stelle, i soldi ci sono, decreto a Natale. Bonomi, Asso Lombarda, ostilità verso le imprese. L'intervista nel box del centropagina. Antonio Bassolino assolto 18 volte nel gelo del Partito Democratico. Vediamo nella foto di apertura della centropagina. Caso Donald Trump sui Twitter ha annunciato le sanzioni all'Iran. Nuove sanzioni per l'Iran, trappestile, stile trono di spade. Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano libero. Spesa alta, alta inefficienza. Se lo Stato adottasse il sistema lombardo non avrebbe più debiti. Dice: L'Italia potrebbe risparmiare circa 70 miliardi ogni anno in modo da azzerare tutto il disavanzo pubblico nel 2052. Vogliamo vedere nel titolo di spalla: Donne all'attacco, maschi senza difesa. La moda delle molestie colpisce anche il capo della Conf Commercio. Nel centro pagina. I cent'anni della Grande Guerra, è insensato festeggiare quell'inutile carneficina. Nei box, in basso, in Veneto servono aiuti. Devastata dal maltempo, Belluno diventa bruttuno. Chi ha più potere sta meglio. Il sindaco di Riace ha scoperto l'acqua calda. Vogliamo adesso la prima pagina, passiamo al fatto quotidiano. Titolo di apertura e foto di apertura. In manette, manette agli evasori e fondi ai partiti. Soldi sporchi, resa dei conti 5 Stelle e Lega. Carroccio contro Movimento 5 Stelle che vuole pene più alte per chi evade. Alta la prescrizione e trasparenza sui bilanci delle fondazioni. Giorgetti contro Di Maio sul reddito. Nell'articolo di spalla di destra intervista a sala la sinistra pensi a chi ha paura non al fascismo. Petrolio e gas, Gamov, Trump, embargo e sfottò al nemico Iran. Vogliamo adesso spostarci nel box in basso. Vediamo gli articoli dei box riportati in basso. Assenze e corpi scomparsi che mai ritrovati, Emanuela, Elisa e le altre vittime della luparra rosa. Social e insulti a chi le riapre dopo la pioggia, gli studenti contro i sindaci, scuole chiuse pure col sole. Il quotidiano Il Messaggero, questa volta però del il nazionale. Titolo di apertura, il caso Reddito Aggi del Governo. Tensioni Giorgetti Di Maio sulla fattibilità del sussidio, serata il chiarimento con Conte, ma i 5 Stelle temano l'accerchiamento, provvedimento entro Natale o salterà tutto. I test europei, banche superati tutti gli esami della Banca Centrale Europea, Italiane meglio, delle francesi e tedesche. La festa della vittoria per difendere la sicurezza del paese e i giovani. Il 4 novembre il calendario laico. Vediamo nel mezzo, il titolo di taglio medio: Mossa del Viminale, biglietto d'ingresso per visitare le chiese. Salvini: Abbiamo solo 6 milioni per 800 edifici da gestire, il ticket per i turisti, non per i fedeli. Poi vediamo nel box, nel taglio medio: La guerra in Yemen: La piccola Mal uccisa dalla fame. Trump, annuncio stile trono di spade alla vigilia del voto in America. Giallo sull'Italia. Tornano le sanzioni sull'Iran. Poi, nel taglio basso, nel box di sinistra, caso annunziatura: Orlandi ora spunta un dente del giudizio: non è una bimba. Il manifesto, titolo di apertura. Guerra stellare, eh, la rabbia dei comitati Nomous in attesa delle novità annunciate da Di Maio contro il mega Radar. Usa Niscemi, la ministra Trenta, zoppa il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e deposita un dossier di opposizione al ricorso del sindaco e di Legambiente, sotto shock i grillini siciliani. Nel taglio alto, Giorgetti frena poi ci ripensi: Di Maio decreta Natale. Lega e Movimento 5 Stelle, il rendito rende nervosi. Pensioni, quota 100 i paletti di Salvini. Nel taglio basso, nei box in basso, alluvione, il Veneto in ginocchio chiede aiuto a Roma. Trump sfida l'Unione Europea, da lunedì nuove sanzioni all'Iran. L'Egitto di Al-Sisi, repressione senza fine, arrestati 19 attivisti. Il mattino di Napoli Titolo di apertura Roghi la sfida allo Stato. Rifiuti nel casertano un altro incendio a poche ore dal vertice tra prefetto e ministro De Luca accusa: "C'è una regia criminale, costa l'esercito vigilierà sugli impianti". Nel Sicolo di spalla, di destra e via la stretta. Trump twitta le sanzioni contro l'Iran, lide con l'Unione Europea. Nella foto di copertina, nel taglio medio, vediamo la partita che c'è stata ieri del Napoli. L'anticipo facile vittoria 5-1, tripelta del belga e arriva a 98 gol. Infatti, c'è la foto che show: il Napoli balla sull'Empoli, Mertens sorpassa Careca. Nel box dell'articolo, nel taglio medio, difficile attuale, il reddito subito, scontro Lega Movimento 5 Stelle. I dubbi di Giorgetti, Ira 5 Stelle, Conte lo faremo, le banche italiane passano i test della Banca Centrale Europea di stabilità. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Il Giornale, nella prima pagina. Titolo di apertura, Movimento a 5 Balli, Grillini pubblicano un'intervista da Roccata e Di Maio ora cerca nuove opere da fermare. Nel Taglio Alto, soldi all'estero per scampare all'esecutivo giallo-verde, indagine sulla fuga di capitali in Austria. Boom di correntisti del Nord-Est espatriati, il faro di Banca Italia e della Guardia di Finanza. Nell'articolo in alto di spalla sinistra, la Lega ha capito che il, reddito, eh, 5, che il reddito Movimento 5 Stelle è una vera follia. Nel taglio medio, in mostra il bolide che si schiantò nel 1955, torna a Monza la Ferrari su cui morì il mito Ascari. Allarme lanciato da tre generali. Forze disarmate, rivolta. Difesa a rischio, troppi tagli. Il viadotto di Genova, ponte crollato, ipotesi bobina persa da un tir. Il Sole 24 Ore, quotidiano nazionale economico. Stress test, banche italiane promosse. Il credito dice il Verdetto EBA, promuove 48 banche europee in due anni più resilienti agli shock. Disco Verde ha intesa Ubi Bank. Banca Popolare di Milano e Unicredit Banca Italia in linea con l'Unione Europea nell'articolo di spalla lato destro panorama lunedì il giro di vite in America, sanzioni all'Iran forse l'Italia tra i paesi graziati agroalimentare l'ONU ci riprova con tasse di vedi sui cibi insolubri vogliamo spostarci nel taglio medio Auto, vendite, Fiat e Chrysler in calo del 16,8%. Allarme Consob ai fondi alternativi fuori dai controlli societari. Vogliamo vedere anche nel box in basso di destra il progetto del governo. Stop al 90% dei fondi a radio e giornali, più risorse ai blog. Vogliamo adesso spostarci nella prima pagina del quotidiano La Stampa, articolo di apertura e foto di apertura, il Mediterraneo come i tropici, uragani in arrivo, il Veneto, oltre 3 milioni dice, di alberi spezzati via dall'Unione, 10.000 le famiglie senza elettricità. Taglio in basso, reddito di cittadinanza, la Lega frena di Maio Giorgetti, ci sono complicazioni e ora i 5 Stelle non si fidano più di Salvini. Il quotidiano Il Tempo, a titolo di apertura, la vittoria censurata, sordina il 4 novembre, arriva il centenario del successo italiano della Grande Guerra. Ma governo e istituzioni fanno i vaghi, celebrazione ridotta all'osso. Michel il 25 aprile. Abusivi con le stellette in 4000 senza titolo nelle case della difesa. Vediamo nel taglio medio, vediamo una foto eh, tra Salvini e. E Di Maio ci avevamo ragione, figo che non mi dovevo fidare. Tra Lega e Movimento 5 Stelle, pare Casa Vianello. E nell'articolo di spalla di destra, nel box di destra, le fo la folla norme sulla prescrizione: i grillini ci vogliono, esterni, eterni ostaggi dei giudici. ADAC le chiavi custodite da un nomade allo sbando per la centralina. Chiedete ai Rom nel taglio basso giarlo Orlandi i resti compatibili con una donna esile e giovane la criminologa Buzzone concentrarsi su Mirella Emanuela no le ossa sono della Gregori caso Desiré il ganese si difende la droga non era mia Vogliamo adesso leggere la prima pagina del quotidiano La Verità Titolo di apertura: altro che senatore semplice, Renzi si compra l'unità dopo averla affossata. L'ex Premier vuole accaparrarsi la storica testata in vista di congresso e primarie PD. L'operazione, gestita dall'indagato Bonifazzi, punta a stoppare Zingaretti e a lanciare Matteo alle Europee del 2019. Foto di apertura: anche qui nel quotidiano. La verità Giallo Macron annulla tutti gli impegni. Editorialista. Scrive è esaurito. Box di destra, nel taglio medio, Farnesina irritata. Parigi a Ruola Sant'Egigia per boicottare la conferenza sulla Libia. Nel taglio basso, del anche del centro pagina, le trappole del Corriere sulla Strada della Manovra. Cifre sballate e forzature per far pressioni sul governo, che infatti si mette a litigare sui tempi per il reddito di cittadinanza. Le pressioni di Di Maio verso l'Italia tra urla e svenimenti: le 34 ore drammatiche del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato. Patrimoniale, l'ultima bufala propalata dal solito partito delle elite Nel taglio basso. Compiti a scuola i benefici dell'immigrazione. Pena ridotta a un altro killer, poi toccherà i carnefici di Desiree cambiata la legge. Ha ammazzato, dice sua moglie, a coltellare lanciandola in casa in un lago di sangue con il figlio più piccolo. Lo ha fatto perché era geloso e credeva che lei si intendesse con chiunque. Vogliamo. Dopo aver terminato la prima pagina della verità spassare. Alla prima pagina del Secolo d'Italia. Fratelli d'Italia non fa la stampella, Fratelli d'Italia è pronto a sfruttare le difficoltà tra Lega e Movimento 5 Stelle per entrare in maggioranza e al governo? Da Fratelli d'Italia ci si limita a dire che votiamo solo ciò che condividiamo. Nel taglio basso, nei box, vediamo Chiaribelle. Chi è la ribelle, Movimento 5 Stelle, Fattori, dietro c'è la mano di Fico. Gasparri contro i grillini, siamo a truffa e inganno. Flat tax per gli autonomi sarà una manna dal cielo. Vogliamo passare adesso all'avvenire. Foto di apertura e titolo di apertura. Yemen e la guerra. Che uccide i bambini il fatto la morte che per fame di una piccola di sette anni riaccende i riflettori mondiali sul conflitto in cui sono usati anche ordigni prodotti dall'italia infatti vediamo qui la bambina amala hussain di sette anni che è stato il simbolo della sofferenza che la guerra sta infliggendo alla popolazione yemita è morta nel taglio medio reddito e pensioni si litiga nel governo il, il partito democratico falso sull'Unione Europea, Movimento 5 Stelle fax news, quell'intervistata il giorno dei defunti il Papa nel campo dei bambini non nati, fare memoria e vediamo altri due articoli riportati artic nel taglio eh, medio e nella di spalla di destra, il reportaggio: Viaggio alle origini della giovane luna italiana e marocchina. E come ultimo articolo, poi facciamo un break pubblicitario. Il Vescovo di Bolzano: Centesimo della vittoria? No, siamo la festa della riconciliazione. Adesso vogliamo fare un break pubblicitario e poi passiamo alla seconda parte di Mattino 6 per leggere le pagine interne dei quotidiani regionali, però prima vogliamo ascoltare le previsioni medie di quest'oggi. Bentornati alla seconda parte di Mattino 6, vogliamo adesso leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Vogliamo iniziare con il centro di Pescara, pagine, eccolo qui. Assistenza, ecco che spettano i 1000 euro familiari che aiutano in casa parenti malati, prorogata la scadenza per ottenere i contributi mensili. Interessati in 30.000. Vogliamo passare ad un altro articolo. Vaccini, manager, ASL messi alle strette. Tempo scaduto per lanciare la campagna contro l'influenza. I quattro direttori generali rischiano di perdere punti di valutazione e soldi. L'Abruzzo, Union Camere. L'Abruzzo non cresce più. L'analisi di SISPRINT fotografa una regione alle prese con il PIL fermo allo 0,2% e calo demografico nelle aree interne. Vogliamo adesso passare alla cronaca della provincia di Pescara, un titolo riportato anche nella. Pagina di copertina, omicidio neri otto mesi dopo. Alessandro ucciso per un affare di droga, il giovane si sarebbe fatto garante del pagamento di una compravendita e una donna potrebbe incastrare l'assassinio. Sempre Montesilvano. Eh sì, sempre la cronaca di Pescara, scusate, varco attivo che significa in arrivo pioggia di ricorsi, cittadini disorientati dalle indicazioni della ZDL in Viale Regina Margherita. In oltre un mese multate 4800 auto. Vogliamo passare. Un altro articolo sempre della provincia di sempre di Pescara, gli ambientalisti non toccate le piante con più di 30 anni, le associazioni intervengono dopo il caso della donna ferita in auto da un tronco, non bisogna alimentare la fobia verso gli alberi, serve una gestione pianificata. Ci sono stati a Pescara i funerali. Della signora del volontariato, e una casa d'accoglienza, l'ultimo sogno di Rossini, Annarita Rossini, morta a 49 anni. Commozione lacrima e funerali, dice della 48enne che si dedicava al prossimo. Affranto il suo medico, l'ex deputato Dincecco. Non sono riuscita a salvarti. Pescara, aiuti economici per le donne. Contributo di 300 euro per sei mesi. I voucher riguarderanno chi è impegnato a curare i minori, disabili o anziani non autosufficienti. Il bando pubblicato sul sito del comune dice c'è tempo fino al 7 novembre per presentare la domanda. Vogliamo andare avanti? Pescara. Bellezza e benessere, i trattamenti speciali riservati agli animali al porto turistico, ingresso gratuito oggi e domani a quattro zampe Expo. Cronaca di Montesilvano. Passiamo i controlli sulle strade, c'è l'auto cattura targhe multati in 1300. Dopo il potored, il, il, il comune affida allo speed scout, in sole due settimane di utilizzo la polizia municipale fa una strage. Infatti, vediamo, dice, sono state multate 1.300 auto. Sempre Montesilvano, articolo di cronaca, con la pistola al bar e perizia sull'arma, in attesa dell'esame balistico. I militari leggono il cellulare di Cicolini, forse era in attesa di qualcuno. Siamo sempre alla cronaca della zona di oltre di Monte Silvano di Città Sant'Angelo e Spoltore, Spoltore domani e mostra e cerimonia per la grande guerra. La città ricorda il primo conflitto mondiale con varie iniziative un evento dedicato al ruolo della donna che si terrà venerdì. Città Sant'Angelo, la segnaletica di Viale Martino in consiglio comunale. Vogliamo spostarci. Eh, nella zona di Francavilla al mare, pattinaggio sul ghiaccio domani apre la pista. In Piazza Sant'Alfonso l'inaugurazione, già slittata per il maltempo, è la più grande d'Abruzzo e rimarrà attiva fino al 6 gennaio tutti i giorni dalle ore 16. Passiamo alla cronaca, sempre della provincia di Pescara, questa volta della zona di Penne, Valtavo, Popoli, Val Pescara, ospedale Penne, la deroga regala ottimismo sul futuro. Sempre ospedale di Penne, dopo, provincia di Chieti, provincia di Chieti, teatro. Il marruccino su il sipario platea gremita all'attesa di riapertura. Grande affluenza per il trovatore di Giuseppe Verdi, il 9 arriva Mirabella con l'orchestra sinfonica abruzzese. Ti vediamo qui nel centro pagina una foto dell'evento che si è tenuto al teatro di Chieti. Chi sempre chiedi lettera anonima in prefettura proiette le minacce per Paolucci e Pupillo. Il con calibro... 9 inviato erroneamente al prefetto Borzacchiello nel Merino anche da Alfonso Pepe Flacco e Orsatti tragedia a Miglianico muore 6 ore dopo lo schianto ma non ce l'ha fatta Vanna Ciattoni la 77 di Pescara che tornava a casa con il marito dopo una festa provincia di Teramo per Natale riapre L'Annunziata e la Torre del Duomo torna libera, lo annuncia il Vescovo Leuzzi. Che ricorda: abbiamo oltre 170 edifici di culto chiusi, proteste da Padula. Il santuario dell'Assunta ha, ha lasciato senza il tetto da dalla primavera scorsa. Sempre Teramo accusato di abusi sulla figlia con due amici prosciolti, i tre erano stati indagati dopo la denuncia della mamma della bambina, ma le indagini e l'audizione della piccola non hanno portato a nulla. Tortoreto, piange il pioniere del turismo, centinaia di persone ai funerali dello stolnico balneatore Vittorio Ferretti scomparso giovedì all'età di 80 anni. Sempre a Tortoreto... Vendita di lampade votive, il comune revoca il servizio, fatti anomalie, negli scontrini sostituiti ditti di alba. Fango a, sulla pista ciclabile a Roseto, con l'ultima mareggiata, la furia del mare eh, sposta i blocchi di cemento nel tratto vicino al porticciolo. Il vice sindaco D'Acchetti a breve rinforzeremo la scogliera con altri massi. andiamo a spostarci al comune di Silvi via i lavori per qualificare le fontane artistiche il comune affida l'incarico per la pulizia e la manutenzione Scordella presto interventi anche su piazze e lungomare provincia dell'Aquila progetto case crolla il terzo balcone e non ci sono feriti la palazia di via volonté è stata sgomberata da tempo e mercoledì 7 udienza con i 29 imputati Vediamo qui infatti la foto del palcone che è caduto. Ecco la delibera che cancella Tiburtina. Strada più lunga per andare a Roma con i pullman. Nessuna traccia di provvisorietà del trasferimento del termine nell'atto della Giunta Raggi. Spostamento necessario. Infatti la Regione chiede un incontro urgente con il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Sulmona danneggiata la statua di Ovidio e fugge. Restaurato anche l'antico eh, sigillo del re Radislao, Sulmona la pergamena su cui è impresso lo scudo codico è stata presentata in municipio. Vogliamo adesso spostarci alle pagine interne del quotidiano Il Messaggero della Regione Abruzzo. Pagano, l'accordo difficile, nessun veto a Fratelli d'Italia ma ci dia altri nomi. Infatti, sul merito alle le votazioni che si terranno a febbraio sulle regionali, dice: Non abbiamo rotto, però la loro terna non ci convince. Nessun nuovo scenario, se vuole la Meloni di Stefano è dei nostri. Pescara, ciclone di Matteo, su Regione Comuni, lo sgambettato. Lo sgambetto al candidato del PD e le condizioni poste per archiviare l'era d'Alfonso imbarazzano il centro-sinistra. Vediamo infatti anche nel centro-destra si riaprono tutti i giochi, la morale è che a rischiare sono i sindaci uscenti, Alessandrini e Maragno. La dura vita dei controllori tra portoghesi e aggressioni sui bus urbani della tua viaggia gratis un passeggero su due e multare è difficile. Soltanto 5 addetti per 200 corse giornaliere esposti a insulti, botte e minacce. Ospedale di Penne, ombre sul salvataggio a si... Fa discutere l'emendamento al Decreto Genova per congelare fino al 2023 il declassamento del San Massimo. Piovano Caccinacci, intervento acrobatico in via Battisti. Intervento dei vigili del fuoco per rimuovere l'intonaco pericolante dalla facciata di un palazzo. L'Aquila, il post-sisma dimenticato. Il governo deve convocarci. Partito Democratico e Fratelli d'Italia minacciano delle iniziative di protesta se non ci sarà un segnale di attenzione da Roma. La nostra città scomparsa dall'agenda nazionale non conoscono per nulla la gravità del problema. Sempre all'Aquila, ladri senza cuore saccheggiano i map. San Giacone, i moduli abitativi presi di mira durante la notte, forzate le finestre e gli inquilini derubati mentre dormivano. Fatti dice un altro furto messo a segno nella frazione di Paganica: i malviventi sono fuggiti con i gioielli di un'anziana. Assolto, dopo sei anni chiederà i danni. L'autista marzicano Enrico Cinosi, di 48 anni, finì in manette in Piemonte nell'ambito di una macchina inchiesta sul gasolio taroccato. A Roccapia Pia, battuti 70 pini neri, scoppia la polemica. A Davizzano spacciava droga davanti alla stazione. Chieti, eh, chiedi scalo per le coltellate a cipressi, due giovani rischiano il processo. L'accusa è di tentato omicidio. Resta un mistero il momento dell'aggressione. La svolta nelle indagini, dopo un incidente quella notte c'era anche un minorenne, nella zona di vasto. Comune di Vasto, palazzo D'Avalos, si aprono altre crepe. Tre anni dopo l'imponente crollo suona un nuovo campanello d'allarme per il simbolo della città. Il sindaco ha firmato l'ordinanza, infatti, col qua, con la quale ha disposto la chiusura di via Porta Palazzo e lo sgombero di tre abitazioni. Vogliamo spostarci alla zona di Teramo. Acqua del Gran Sasso, quadro devastante sui lavori di Balducci. Lo sostengono gli ambientalisti alla luce del rapporto già documentato in procura. Oltre 80 milioni eppure lavori incompiuti, soprattutto per captazione della Ruzzoreti. Vediamo costarci nella zona delle, dei comuni di Giulianova, Roseto, Valbibrata, a d'oro anche famiglia stordita e derubata in villa, il furto nella notte a pagliare di morodoro, depratati nel sonno di oro, soldi e dell'auto poi utilizzata per la fuga. Non ci siamo accorti di nulla dicono marito, moglie e i due figli, nemmeno il cane ha abbagliato. Vogliamo adesso spostarci al quotidiano La Città della Provincia di Teramo. Vediamo passare. Eccolo qui, alle notizie Teramo altro che messa in sicurezza dell'acqua, 16 anni dopo lo sversamento del dimetilbenzene, i rischi di contaminazione sono più reali. Infatti vediamo qui c'è una pagina intera Proprio parla di questa situazione, forum dell'acqua, situazione peggiore rispetto a quanto ipotizzato, 84 milioni spesi in maniera inutile. Riapre la chiesa dell'Annunziata, entro Natale sarà restituita al culto dopo i danni causati dalle scosse di terremoto. Vediamo andare avanti. Sempre a Teramo, due voti in più sul merito alle elezioni del presidente della provincia di Teramo. Problema a sinistra. Cozzi di Forza Italia, sente aria di riscossa con la vittoria di Bonaventura. Vediamo spostarci sul problema. Abbiamo parlato anche nell'articolo di copertina isola del gran sasso esposto sulle recinzioni attorno ai pilastri il consigliere di pietro chiede chiarimenti sui lavori eseguiti da strada dei parchi a cerchiara e casale i dubbi dice di pietro chiede perché l'intervento sia stato eseguito senza avvisare il tecnico del comune Li vediamo nella foto le recinzioni attorno ai piloni dell'autostrada che impediscono di far passare i confinanti. Vogliamo spostarci a Sant'Egidio Val Brata, giovane donna incinta, finisce in una scarpata, brutto incidente, e ricoverata in ospedale per accettare le condizioni del feto. Vogliamo spostarci nel comune di Giulianova, mobilitazione contro la nuova antenna, il comitato dell'Ido preoccupato per il ripetitore in piazza dalla chiesa. I timori, dice il luogo scelto, è densamente abitato e nei dintorni ci sono gli asili, nido e le scuole medie. Pineto a tappeto, ai, eh, controlli a tappeto ai pali dell'illuminazione mentre a Roseto si discute. Il sindaco di Pineto impone verifiche approfondite. Andiamo adesso passare, abbiamo finito le pagine eh, di cronaca, vogliamo passare alle pagine sportive. Con le prime pagine dei quotidiani nazionali dello sport, con la Gazzetta dello Sport. Titolo di apertura: Checkup, Champions, Rodaggio, Allegri, Turnover, Spalletti, Difra, A tutta. Ancelotti apre il weekend di A e va a meno 3. Oggi, Super Sabato, alla faccia del far play. Così lui fa coperto Manchester City e Paris Saint-Germain. Vogliamo parlare anche del. Napoli che ha vinto con l'Empoli 5 a 1. Vogliamo spostarci al Corriere dello Sport, sempre in merito alla partita del Napoli. Insigne sblocca, triplo lavoro di Mertens e, e perla di Milic. Vogliono uccidere i campionati, dice, eh, un piano per una Lega Europea, tra i nomi anche Agnelli e il Milan. Articolo di Tutto Sport. Barella, Juve Inter attenti a Marotta i bianconeri in campo contro il Cagliari che reputa incedibile il suo campionato, ma sa che nel 2019 si scatenerà l'asta. E poi nel taglio di spalla di destra la partita che si è giocata ieri, che il Napoli ha vinto con l'Empoli 5-1. Vogliamo adesso passare ai... Le pagine eh, sportive però dei quotidiani eh, regionali, sempre in merito allo sport, si parla delle partite di oggi, ma anche del troppo alcol di Veratti fermato. L'asso del Paris Saint Germain alla guida del suo auto, trattenuto in commissariato per due ore. Vogliamo andare avanti il Pescara. Che lunedì ha una partita molto importante, Pescara Lecce, Antonucci. Sogno la e voglio il primo gol. L'attaccante spera di sbloccarsi, spera presto, dice: Segnerò anch'io. Infatti, a riguardo abbiamo un servizio fatto dalla nostra redazione del TG6 e ascolteremo l'intervista. Prego. Dopo lo spavento di Cosenza stai bene, giocherai la prossima partita che Pescara giocherà con il Lecce? Tutto passato? Sì, sì, per fortuna non è stato niente, soltanto un po' indurito il muscolo e sto bene, quindi penso di esserci per Lecce. Aveva detto Pillone proprio ai nostri microfoni al 91 ⁇ esimo non avrei mai sostituito Antonucci, stava giocando benissimo, forse una delle tue migliori partite quest'anno. Sì, penso che... Fino al primo tempo erano delle mie, mie partite, ma il calcio è così. Purtroppo c'è stato quel piccolo infortunio che non mi ha permesso di tornare in campo. però sono contento comunque che la squadra ha raggiunto il pareggio. Pescara, primo in classifica, nonostante un punto raccolto nelle ultime due gare. Si pensa già alla sfida con il Lecce, è gara difficile contro forse la rivelazione di questo campionato? Guarda, penso che in Serie B, da quel poco che ci gioco, ho imparato che tutte le squadre sono difficili, tosse, poi soprattutto quando vengono a giocare contro di noi, che ora siamo lassù. Noi entreremo in campo come abbiamo sempre fatto e cercheremo di portare a casa i tre punti. Quali sono secondo te le insidie della gara con i pugliesi? Ah, non lo so, però penso che loro sono forti, sono una bella squadra, ma come ho detto prima, se noi scendiamo in campo come sappiamo... E faremo belle cose e penso di portare a casa i tre punti. I tifosi si aspettano di rivedere il Pescara che avevano ammirato fino a un paio di partite fa. Cosa è successo tra la sfida con il Cittadella e quella di Cosenza? Non siete stati brillanti come al solito? No, non penso che non sia successo niente. Il calcio è così, non puoi stare sempre al 100% come non puoi vincere sempre, ma... Noi come ho detto prima scendiamo in campo sempre per vincere, poi se il risultato arriva ben venga, se non arriva di certo non è perché siamo scesi in campo con poca concentrazione o altre cose. Sei tornato a giocare titolare, a questo punto possiamo dire che ti manca solo il gol Sì, assolutamente, spero che arrivi presto però come ho sempre detto c'è cioè prima la squadra e se la squadra sta andando bene a me va bene così A livello personale oltre che di squadra il bilancio di queste prime dieci giornate è un bilancio sicuramente positivo Sì, sicuramente è positivo ma non ci dobbiamo accontentare come io non mi accontento e spero di fare sempre meglio Come si trova Antonucci a Pescara? Ah, benissimo, benissimo Vogliamo passare ad adesso alla Serie C, il Teramo. Teramo a tutto gas e bucchi, può diventare la mina vagante. Domani, infatti, il Teramo sfida alla Fermana. L'ex capitano del Diavolo fa il tifo. La squadra si è sbloccata nel taglio basso. Calcio 5 acqua e sapone. Colon Marx in campo. Nerazzurri a Napoli con recuperato la Cain, Il Civitella ospita la Lazio. vediamo Passare alle squadre di eccellenza. Il Chieti, la vetta nel mirino, Furia Delfino e Miglianico. I nero verdi sorridono dopo il triste rifilato al paterno e pensano alla gara di domani con l'acqua e sapone. Pescaresi e giallo blu contro gli arbitri. Vediamo invece il Lanciano. Domani corre e c'è il San Salvo nella promozione. E questo è il pagina sportiva, sempre in merito al dice al pallone d'oro, Mancuso vola in testa, l'iniziativa del centro dopo lo spoglio dei primi tagliandi, il Borbet del Pescara in vetta subito dietro Brugman, Ciofani e Antenucci. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Il Messaggero, lo sport del quotidiano Il Messaggero della regione Abruzzo. Veratti spostato dall'Alco Test, l'ex giocatore del Pescara. Ora al Paris Saint-Germain è stato fermato dalla polizia parigina. Invece, in merito al, al Pescara, intanto arrivano buone notizie per Pilon. Antonucci recupera per la gara con il Lecce. Il Teramo, la serie C. Il Teramo afferma con i tifosi al seguito. Dopo le quattro vittorie consecutive, sarà la gara spartiacque per capire se la squadra di Morizzi può ambire alla zona playoff. Nel basket, e Roseto non sottovalutare gli esi senza leader Jones. Vogliamo andare avanti con questa volta le notizie sportive del quotidiano La Città della Provincia di Teramo. Si parla direttamente del Teramo Calcio, la serie C, il teramo la trasferta fermo per la cinquina. È recuperato in extremis saltobelli, Belli, fuori causa ancora di Renzo. Maurizzi cerca il quinto successo. Infatti dice il giornalista Jacopo Forcella con un'assenza ma tra l'altro canto con il desiderio di fare quel salto di mentalità che è mancato per molti anni. E infatti speriamo tutti che il teramo vinca contro il fermo. Pertanto, visto che eh, abbiamo terminato con le pagine sportive, io vi ringrazio per la vostra attenzione, per averci seguito con eh, Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che riprenderà lunedì mattina sempre alle ore 8 e vi ricordo che i nostri notiziari eh, ci saranno del TG6 alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Di nuovo grazie per la vostra attenzione e ci vediamo lunedì mattina alle ore 8 per la consueta rassegna stampa.